Allora, discorso Carter, dal momento che ho visto qualche video su internet e non mi piacciono tantissimo, vedo spesso raccordare DDR e vedo non usare mai lo stucco e quant'altro. Di conseguenza penso che noi siamo fatti dei lavori a modo. Allora, questo è un lavoro che abbiamo fatto per un Eurocilindro 46. Quindi il carter è stato balenato e poi l'abbiamo dovuto raccordare. Allora, quando vedo appunto questa raccordatura sui DR, che non è molto poi differente da quello che si deve fare sull'Eurocilindro, e vedo non usare lo stucco, sono sempre molto molto dubbioso sul lavoro che è stato fatto, perché come si può vedere qua, sul fronte scarico, si ha quanto 1 mm, forse, di materiale sulla base d'appoggio, sempre se non si tiene conto dello stucco che noi abbiamo messo, sia da una parte che dall'altra, perché qui in alto, con la raccordatura che serve, si va ad avere 1 mm, 2 mm qua di bordo. Allora, calcolando che comunque se le guarnizioni noi le rifacciamo sempre di carta e non teniamo quelle in alluminio originali, anche perché sono quasi sempre sbagliate, la base di una buona raccordatura è prima farsi una guarnizione di carta del cilindro fatta bene, dei travasi, appoggiarcela e vedere dove va ad arrivare. Quindi, se si comincia ad essere scarsi, allungarsi sulla base dei carter con lo stucco, quello inevitabile. In alcuni cilindri, come il nostro Eurocilindro in questo caso, vedete che qua c'è lo stucco, o anche i polini, per fare una raccordatura fatta bene a modo, spesso e volentieri, oggi uno di voi, se Dio voglia, spesso e volentieri si va a bucare i carter. Adesso questo non lo mette neanche a fuoco perché stamattina mi rompi così neanche la fotocamera. Qui è dove i carter sono stati bucati e poi sono stati ripresi con lo stucco. Perché? Perché non c'è abbastanza carne, fondamentalmente. La raccordatura è giusta, però il carter è scarso, quindi si va a forare e poi si va a stuccare di nuovo. Allora, vedo spesso che questi fronte scarico vengono portati fino in fondo, sostenendo. Ma sugli speed engine sono così, va bene. Oggi muoio. Va bene, sugli speed engine sono fatti così, ma perché alla Pulini costava meno farli così in lavorazione, non perché vadano fatti così. Perché i fronte scarico lavorano solo e soltanto perché è il pistone a farli lavorare. Quindi il pistone non va fino là in fondo. Ora, qua c'è una difficoltà incredibile. Cercando di mettere a fuoco là. Vedete la raccordatura? Adesso con una mano tengo il coso e con i prigionieri vi faccio vedere una mossa. Va bene, devo montare un prigioniero. Mettiamoci qua in pace.
Questa è la raccordatura. E qua ovviamente c'è l'inizio dell'altra che poi finisce sull'altro carter. Sembra palese che è inutile andare a scavare fino a qua sotto, perché tanto non lavora, è uno scavo inutile. Scavalo fino a qui, a che pro? Non serve a nulla, anche perché quello viene alimentato solo e soltanto dalla finestrale che c'è sul pistone. Non precisissima, però vabbè. Ok, le finestrelle sono quelle che fanno funzionare tutto. Ma su un carter non lamellare, non ha senso fare una roba del genere. Andare a tirare giù il fronte scarico fino in fondo è una cosa che non ha senso, anche se lo vedo spesso fare perché fa un po' di scena. Per la raccordatura sul travaso, adesso poi quando ne ho voglia, cioè sicuramente dopo agosto, farò anche io un video, così almeno ne abbiamo fatti 135 milioni. La raccordatura si fa così. Si fa il segno di dove è il travaso e poi si va a scavare di conseguenza. Questa è una raccordatura fatta a modo. Qui ovviamente va ricalcata la forma che ha il travaso qua sotto, e noi abbiamo scavato qua. Qua abbiamo scavato un po'. Qui normalmente c'è uno scalino che prosegue da qua. Questo è stato scavato e abbiamo smussato questa parte. Il travaso qui è più grande di quello originale, che probabilmente si fermava qua. È stato allargato e poi è stato chiuso. È stato chiuso, gli è stato dato un po' di invito per andare a finire dove poi va a lavorare. Stessa cosa. È stata fatta su questo. Là è stato smussato in questa parte. E questo praticamente non c'era nei carter originali che finivano qui. E l'abbiamo fatto noi. Sulla finitura lucido a specchio, questo qua non è né a specchio né rugoso. Poi c'è chi li sabbia, c'è chi lucido a specchio, non è la finitura che fa un lavoro bello, uno brutto è solo per pagare l'occhio, per come la penso io. Per il resto, certo, un paio di carte raccordati vanno meglio che un paio di carte non raccordati. Quello è inevitabile, però non è che tiri fuori il doppio di cavalli con dei carter raccordati, quello è una cosa normale. Questo è come li facciamo noi e perché. Va da sé che quando io vedo dei carter per un DR o per un Polini fatti da Tizio Caio e non vedo stucco da nessuna parte, mi vengono sempre dei dubbi. Perché
i travasi del Polini, ma anche del DR, che sono diversi da questi, fanno fondamentalmente così. Quindi in teoria un lavoro fatto bene è stuccarla questa parte, questo angolino qui andrebbe stuccato perché il travaso fa così e non così come questo. Questa parte andrebbe tutta stuccata, ma stessa cosa dall'altro, ora non mi ricordo quale delle due. Però in una delle due va stuccata per forza, oltre al fatto che va stuccato anche all'esterno. Quando io non vedo fare questi lavori e vedo dire ok, questo è un carter per il DR, io sono sempre molto molto titubante. Questo è in linea di massima quello che facciamo noi. Poi per il come ci sarà tempo di far vedere.